Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Ascoltiamo due splendide letture che sono accomunate, fratelli e sorelle carissimi, da un protagonista molto potente e importante, che è lo Spirito Santo. Nella prima lettura abbiamo visto gli apostoli appena scarcerati, perché stavano predicando Gesù, che si riuniscono con la comunità, parlano un pochino tra di loro e questi dicono: qui sta succedendo un guaio. Si stanno radunando per contrastare la predicazione del Signore. Preghiamo, chiediamo l'aiuto al Signore. Appena finiscono la preghiera, arriva lo Spirito Santo, trema tutto, pieni di Spirito Santo, e cominciano la predicazione. Quindi c'è questa forza, come una bella Pentecoste, che consente di superare le difficoltà legate alla testimonianza del nome di Gesù. E questo è un aspetto di azione dello Spirito. Ancora più belli, più profondi e molto importanti per tutti, anche per chi non ha in senso stretto la missione apostolica, è quanto Gesù ci ha ricordato nel Vangelo, con le due immagini: rinascere da acqua e da Spirito Santo e lasciarsi, come dire, prendere dal vento dello Spirito Santo. Due immagini molto belle. Cosa significano queste due immagini? Capite che l'attinenza principale è col battesimo, no? È nel battesimo che rinasce da acqua e da Spirito Santo. Voi dovete sapere che anticamente, fino al IV-V secolo, quando si battezzavano gli adulti, sapete come venivano battezzati? C'era una vasca, una piscina, scavata per terra con 7 gradini, piena d'acqua. Tu entravi lì sotto fino a essere completamente ricoperto di acqua e poi uscivi. È chiaro che questo non è importante per la sostanza del sacramento, perché basta mettere un po' d'acqua sulla testa e uno è battezzato, quindi... Però questo segno è molto significativo, che ci fa capire che la rinascita dell'acqua e del Spirito vuol dire una cancellazione, una morte per annegamento di ciò che c'era, e la rinascita a qualcosa di nuovo. Questo è un aspetto fondamentale della nostra vita cristiana. Io dico sempre, sono arrivato quasi a 46 anni, quasi 13 di sacerdozio, sempre meno capelli, sempre più bianchi, sempre più svegli di una... E sto imparando alcune cose molto importanti. Questo processo non è un processo che veniamo battezzati e poi è finito. Questo dura per tutta la vita, perché ci saranno sempre delle cose in noi che non funzionano e che dobbiamo lasciare e dobbiamo trasformare. Dobbiamo seppellire alcune cose e farne risorgere delle altre. Ci sta, credetemi, la maggior parte delle volte si tratta di cose di cui non siamo coscienti, anzi, addirittura che potremmo pensare che vanno bene. Però, come dice Gesù, dice: ma come faccio a rinascere a 90 anni? Tu cammina sempre aperto e stai tranquillo, lo Spirito Santo ti toccherà, ti illuminerà se c'è questo cuore disponibile e ti farà capire ogni cosa, dice Gesù nel Vangelo. L'immagine del vento è anche un pochino simile. Voi sapete che il vento ha una grandissima funzione. Il vento pulisce, spazza, pulisce l'aria, spazza via le cose. Immagine molto simile. Ogni tanto, sapete, no? Alcuni papi, terminato il concilio, dissero che era arrivata una ventata d'aria nuova nella Chiesa. È un'immagine, insomma, non parliamo del concilio di queste cose qui, però per far capire che il vento pulisce e rinnova. È un'altra immagine molto significativa. Dobbiamo stare sempre nella consapevolezza davanti a Dio e chiedere ogni tanto allo Spirito Santo, ecco, che venga a darci una bella ripulita. Ecco, nella coscienza che questo è necessario alla nostra esistenza. Ci sono due cose che dobbiamo sempre ricordare: non c'è nessuno che è tanto santo in questo mondo che non abbia delle cose su cui migliorare, altre di cui prendere coscienza e altre di cui correggere. Né c'è nessuno tanto perfetto che non debba dire, questo lo sto dicendo spesso, a se stesso, a Dio e qualche volta pure agli altri: ma sono sbagliato. Per fare questo ci vuole quella disposizione interiore che è fondamentale nella vita cristiana, che è quella della sana umiltà, quindi dell'avere percezione della nostra miseria, e quindi guai a chi si sente a posto, guai a chi si sente sicuro. Questo vale per tutti, questo qui. E quanto più uno
più o meno si comporta bene, magari fa anche una buona vita cristiana, magari è prete o peggio, tanto più non deve essere convinto, perché quando uno sta più o meno a posto si può creare l'illusione che tutto sommato va tutto bene, e questo impedisce allo Spirito Santo di farci crescere e progredire. Quindi dobbiamo veramente chiedere sempre questo al Signore, non per nulla. Santa Madre Chiesa, quando ci presentiamo davanti a Dio, la prima cosa che ce la fa è sempre l'atto penitenziale, che non è un dire alcune cose, ma è un prendere coscienza della nostra piccolezza e della nostra miseria. Dio fa cose grandi, abbiamo visto nella festa della Divina Misericordia, quando ci sono queste cose. San Pietro scrive nelle sue lettere: Dio resiste ai superbi, che sono quelli che hanno un atteggiamento contrario, quelli che pensano che tutto bene e che sono sempre gli altri quelli che sbagliano, ma fa grazia agli umili. La Madonna non magnifica, canta: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente. Perché ha fatto grandi cose? Perché l'umiltà della Madonna è qualcosa di irraggiungibile, perché lei, che veramente era santa, pensava sempre di essere bisognoso, pensava sempre di non essere all'altezza, di dover crescere e migliorare. Per questo Dio è stato la sua totale disposizione, innalzandola a un livello di santità che non è neanche non c'è più. Chiediamo a Maria Santissima che ci conceda di camminare sempre con queste sue disposizioni. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.